Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul un po' particolare perché ho acquistato dai cinesi su Instagram e da Maki Lala o Maki Beauty, come la volete chiamare voi. Allora, inizio subito per quanto riguarda i cinesi, sono soltanto tre cose. Ho preso i dischetti di cotone, questi qua a... Non mi ricordo se è stato 60 centesimi, non mi ricordo. Comunque era pochissimo e quindi ne ho presi due. Questi li utilizzo per sistemare il trucco. Di solito faccio o le salviettine o queste. Siccome ho il contenitore in plexiglass, ho voluto prendere questi qua perché di solito, vi faccio vedere, compravo questi qua a quadrotti. Invece, avendo il contenitore, questi sono molto molto utili e mi viene bene struccare la parte che devo struccare. Poi un'altra cosa che ho preso molto da persona di 40 anni, un cerchietto, l'ho preso giallo perché con il rosa, bordeaux, viola che ho nei capelli è un mix di colori, questo cerchietto ci sta benissimo. Poi sapete tutti che io sono una persona molto semplice, molto matura per quanto mi riguarda e quindi ottimo anche come cerchietto. Non mi ricordo se è stato un euro e qualcosa. Poi ho preso dei ceppi in legno, che sono questi, perché mi servivano per... scusate il rumore, ve ne faccio vedere uno. Questi mi servono per fare le foto su Instagram. Se vedete le foto su Instagram, non li faccio io perché sono negata a fare fotografie, ma le foto le fa la mia migliore amica con l'aiuto di mio figlio Andrea che giudica le foto se vanno bene oppure no. E anche Carmelo perché fanno degli sfondi un po' più particolari. Infatti, se vedete fotografie più particolari, non sono io che faccio le foto, ma loro. E quindi ho preso questo ceppo di legno per fare le foto. Questo è 28x30. E poi ho preso il fratello più grande, che sarebbe questo. Vedete la differenza? La vedete così. La vedete così. E l'altra misura è 30x33. E ho preso questi ceppi di legno per fare delle foto un po' più particolari, un po' più instagrammabili, tra virgolette, per far vedere anche qualcosa in più oltre ai video, perché molto spesso mi dicono che non guardano video su YouTube, ma su Instagram seguono tantissimo e quindi ho cercato di acquistare qualche cosa che mi possa aiutare anche nelle fotografie. Adesso vi faccio vedere se riesco a prenderlo, sì, questo grandissimo paccone. Aspettate che vi copro i miei dati, vabbè. Questo pacco enorme perché ho acquistato delle cose tramite un ragazzo, Makeup Artist. Allora, io devo dire delle cose, seguo tantissimo, tantissimo i Makeup Artist in giro per il mondo, perché mi piace tantissimo vedere quello che loro fanno, mi piace tantissimo prendere e spulciare i loro consigli, ma questo ragazzo lo guardo con tanto affetto. Allora, mi piace tantissimo, mi piace il suo modo di scherzare, mi piace il suo modo di divertirsi mentre fa il suo lavoro, ma soprattutto mi piace perché ti spiega le cose. Mentre trucca una sposa o mentre trucca, che so, una ragazza che compie 18 anni, la qualunque cosa, lui ti spiega mano a mano perché la sta truccando in quella maniera e fa anche dei corsi e tipo interroga le sue allieve e tipo li mette su Instagram. Ed è una cosa che mi piace tantissimo. È una cosa che mi piace tantissimo perché sto imparando tante cose. Il fatto di non mettere il glitter in un occhio abbastanza grande perché gli fa quell'effetto invecchiato, crepato e tutto. Molto spesso fa vedere quegli occhi un po' più tipo da gatta. E la cosa che mi piace tantissimo è che fa dei make-up riprendendo dei personaggi proprio famosi. Lui proprio ha una specie di pupetta, tipo una specie di statua, dove lui gli fa un make-up e la trasforma veramente nella star di cui, diciamo, lui è appassionato, tipo come Beyoncé, come J.Lo, eccetera, eccetera.
Di chi sto parlando? Sto parlando di Lino Nasti. A me piace tantissimo, io ve l'ho detto, io lo seguo. È un ragazzo molto molto semplice, nel senso, non semplice nel vestire perché è molto stravagante, ma è semplice come persona. E la cosa che mi piace soprattutto di lui è che quando gli dicono tu sei il migliore e tutto, tipo tendono di... come si dice? E soprattutto quando tendono a fare delle comparazioni con altri truccatori e sminuendo altri truccatori, lui proprio li blocca totalmente dicendo che ognuno fa il suo lavoro e lo fa come vuole e come lo sa fare. Quindi non gli piace che viene, diciamo, elogiato lui e sminuito l'altra persona. Quindi mi piace come persona, è inutile dirvi altro perché mi piace come persona. Allora, ho acquistato la sua box. Per quanto riguarda creme, perché vi dico questo? Comunque, è arrivato tutto imballato in questa maniera, con tutte queste carte che adesso butteremo lì e altre all'interno. Vi faccio vedere il pack dei prodotti che sono questi. Che dirvi? Io non li ho mai utilizzato, non ho mai avuto qualcosa di così costoso. Quindi sono dei prodotti di alta, diciamo, high cost. Però ho preso la box che conteneva tutti i prodotti che lui faceva vedere. Prima di tutto perché è un ragazzo che si è fatto da solo, e soprattutto perché alcuni prodotti mi sono piaciuti e quindi l'ho voluto prendere. Allora, la linea è Lino Nasty, quindi proprio la sua linea, e il pack è tutto fatto in questa maniera. È molto molto bello, semplice ma bello. Questa è una crema, adesso ve la faccio vedere. Per i prezzi vi lascio il suo link di Instagram. Non è un video sponsorizzato assolutamente, io l'ho acquistato proprio di tasca mia, anzi è stato sponsorizzato da mio marito perché non mi ha sponsorizzato nessuno. Allora, questa è una crema viso anti-age con acido ialuronico e bava di lumaca. Tutti questi prodotti sono anti-age, quindi adatto a me. Vi dico come c'è scritto qui, è a bava di lumaca anti-age 24 ore. Questa crema a base di siero di lumaca è ad alta concentrazione ed è una crema anti-age composta da principi attivi vegetali funzionali in grado di esplicare un'attività rigenerante. Combatte e garantisce un apporto durevole e sostanze in grado di agire su diversi strati della pelle. Per ri ridu ridare. Oddio, gli occhi al contrario mi sono girati. Per ridare turgore ed elasticità, riducendo visibilmente le rughe, oltre a ridefinire i contorni del viso. E questa è la crema. Ovviamente io utilizzerò tutta la box per provare proprio tutti i prodotti, li utilizzerò tutti. Quindi abbiamo la crema, poi abbiamo l'acqua micellare bifase che è 200 ml. Aspettate, la crema quant'è? È 50 ml la crema. Questa è l'acqua micellare ed è 200 ml ed è lo struccante occhi doppia azione, rimuove anche il make-up più resistente. Il mascara waterproof protegge le ciglia dall'indebolimento, ovviamente sfregando la pelle, le ciglia. Ha estratti di camomilla e amamelide. È adatta anche agli occhi sensibili. E questa è l'acqua micellare. La boccetta è così, cioè sono bellissime queste boccette. Bella. E questa abbiamo detto 200 ml. Poi abbiamo il tonico astringente viso, sempre 200 ml. Perfeziona la detersione eliminando i residui di trucco e le impurità. Testato su pelle sensibile, sotto controllo dermatologico, con acqua e amamelie. Estratti di malva e camomilla, senza parabeni, ipoallergenico, senza alcol, formulato per ridurre i rischi di allergie. La pelle è pulita e fresca ed è così. Poi abbiamo
Il latte detergente viso a bava di lumaca, sempre 200 ml, è formulato per l'epidermide più esigenti, abbina l'efficacia di un esclusivo mix di principi attivi alla delicatezza di innovative sostanze vegetali che asportano perfettamente impurità e trucco e nello stesso tempo donano levigatezza ed elasticità alla pelle. E quindi abbiamo il latte detergente, che è questo. Poi abbiamo un fissatore trucco per il viso, ovviamente, ed è 150 ml, e questo dice che la sua formula con alcol cosmetico ed evaporizzazione istantanea permette un fissaggio estremo del make-up senza alterarlo, impercettibile e non appiccicoso, fissatore per il trucco e delicato sul viso grazie alla speciale formula innovativa. Il make-up conquista un finish professionale a lunghissima durata, adatto ad ogni tipo di pelle. Io ad esempio vedo molto spesso che gli mandano dei messaggi, perché poi lui li ripubblica, ha pubblicato anche il mio, dove lo ringraziano e che il make-up gli è durato tutta la giornata, tipo quando riguarda i matrimoni, cioè perché io vedo che lui ci va ogni matrimonio tipo alle 4 e mezza, 5, perché lui ne fa 3, 4 al giorno, cioè nell'arco della mattina, scusate, nell'arco della mattina ne fa 3 o 4. Quindi questo è 150 ml. E poi abbiamo gli ultimi due prodotti, sì, gli ultimi due, aspettate che sposto questo scatolone. Gli ultimi due prodotti sono il siero anti-age con acido ialuronico e bava di lumaca ed è 15 ml di prodotto ed è un siero 24 ore alla bava di lumaca, effetto immediato composto da un efficace cocktail di principi attivi, tra cui spicca il preziosissimo principio attivo di bava di lumaca. Comunque questo è il siero. E poi ho preso il Magic Filler. Questo io l'ho visto proprio in diretta, nel senso che lui stava toccando una signora abbastanza adulta e aveva delle occhiaie un po' gonfie. E lui ha utilizzato questo prodotto e proprio le occhiaie si sono ridotte, nel senso il gonfiore, scusate, il gonfiore si è ridotto e aveva, diciamo, un aspetto molto molto bello perché poi l'ha truccata e tutto. Ed era molto molto bello come effetto e quindi l'ho voluto prendere. Questo è un lift immediato, borse e rughe per gli occhi e quindi ho voluto prendere tutta la linea proprio per provarla e vedere se mi trovo bene o no su questi prodotti, perché non ho mai acquistato dei prodotti così di alta profumeria e di alto costo, ovviamente, perché di solito utilizzo creme che costano pochissimo, non creme che costano sulle 30 e passa euro. E questo è tutto. Poi andiamo a Maki Laila o Maki Beauty, come la volete chiamare. Qui c'è un fatto un po' particolare perché io questo acquisto l'avevo fatto un bel po' di tempo fa e il pacchetto non mi arrivava. Poi un giorno mi ha suonato al telefono un signore dicendomi se ero io Stefania Di Bernardo e che il suo pacco ce l'aveva lui. Sfortunatamente l'aveva aperto perché gli sembrava un pacco delle sue figlie. E poi appena ha visto il contenuto, ovviamente mi ha chiamato dicendomi che c'era questo pacco. Non so se è stato, cioè, io non capisco perché questo signore ha un cognome diverso e soprattutto la via della sua casa è sotto casa mia. Cioè, io sono stata con la consapevolezza che questo signore gentile e veramente di cuore grande mi ha ridato il pacco, perché se fosse stata un'altra persona, chi se ne frega? E il postino l'aveva lasciato lì perché non si sa come, non si sa perché, perché io faccio di cognome di Bernardo come il canale che voi vedete, invece questo signore aveva un cognome tutto diverso, proprio nemmeno si avvicinava al mio e soprattutto nemmeno la via, nemmeno il numero, niente. Lui ha preso il pacco e gliel'ha lasciato. E questa è una cosa che non si fa assolutamente. Quindi i pacchi che ancora non ho ricevuto so benissimo che sono stati persi tranquillamente perché i postini non gliene frega proprio niente. E questa è una cosa che mi dispiace tanto, veramente tanto. Poi ovviamente il signore ha visto la bolla e c'era scritto Stefania Di Bernardo e quindi
Lui è rimasto, dice: aspetta, non è una cosa dei miei figli, ma è qualcosa che riguarda un'altra persona. E la prontezza, perché ovviamente c'è scritto anche il numero di telefono, perché lo metto sempre, la prontezza è stata di chiamarmi ed essere gentile, figuratevi, me lo stavo portando fino a casa. Ma comunque. Allora, vi faccio vedere che mi hanno messo due pacchetti di caramelle e questo è il contenuto. Per quanto riguarda i miei acquisti, la colpa è delle due Martinos, perché ho visto il video che hanno fatto loro per quanto riguarda gli ombretti in questione, che sono questi, e quindi io li ho voluti assolutamente prendere subito perché mi piacevano troppo e quindi li ho voluti prendere. Poi erano scontati e quindi a maggior ragione li ho presi. Adesso ve li faccio vedere tutti e li swatchiamo. Per quanto riguarda gli swatch, li farò direttamente col cellulare, così li vedete bene. E vi faccio vedere tutti i colori, che sono tantissimi, veramente tanti, tanti, tanti. Andiamo a fare gli swatch e torniamo. Bene, come avete visto, i colori sono molto molto pigmentati e sono uno più bello dell'altro, quindi io sono rimasta molto contenta. Ovviamente vi metto il canale delle Martinos qui nell'info box, perché sono sono due ragazze molto molto simpatiche, a me piace tantissimo vedere il loro video, quindi a me fa tanto piacere nominarle e soprattutto danno dei consigli bellissimi, perché voi se li seguite su Instagram, loro due vi dicono se ci sono delle promozioni in giro, tipo come questi ombretti, oppure delle promozioni per quanto riguarda Charlotte Tilbury, Huda Beauty e tante altre persone. Quindi io vi do questo consiglio spassionato ovviamente, di seguirle anche su Instagram. Niente, che dirvi di più? Per quanto riguarda questo video è tutto, spero ovviamente che vi sia piaciuto tutto quello che vi ho fatto vedere e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!